Venerdì 5 novembre, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento della rassegna stampa di TRG. E il titolo che vedete alle mie spalle dice già con che cosa apriremo: troppi contagi anche in Italia, la terza dose di vaccino sarà inevitabile. Questo è in linea di massima quello che si andrà a profilare per i prossimi mesi. Vedremo anche i dati relativi in Umbria, dove di fatto scendono i contagi Covid leggermente, ma ci sono almeno 5 distretti che superano il contagio di 50 su 100.000 abitanti. E poi la storia davvero singolare, per non dire paradossale, di un anziano a Roma che va via per 2 giorni dalla propria abitazione per fare degli esami, quando torna la casa la trova occupata. Questi sono alcuni degli argomenti, ma vedremo anche del decreto semplificazioni che è pronto per essere varato. E allora andiamo nel dettaglio. La Nazione, il suo dorso nazionale, parte da quella che a tutti gli effetti un po' la notizia del giorno: troppi contagi, serve la terza dose. Pressing del ministro Speranza e del commissario Figliuolo sulle regioni: dovete accelerare sulla terza dose. Intervista intanto all'ex capo del CTS, il comitato tecnico scientifico Miozzo: bisogna riaprire gli hub per poter avviare la terza fase di vaccinazione. Come dicevamo, la storia che vi racconteremo di un 86enne romano che torna dall'ospedale e trova la sua casa occupata. E poi dalle pagine del dorso regionale della Nazione: Deruta, giochi mortali, torna la paura per i giovanissimi. A Città di Castello un concessionario tenta di vendere un'auto rubata. E poi ad Orvieto un detenuto aggredisce e sfregia un agente. Andiamo al Messaggero, il dorso nazionale del quotidiano romano: vaccino ai bimbi entro Natale, ondata europea di contagi, picco anche in Italia, il commissario Figliuolo, ora dosi anche agli under 12, intanto tornano i cluster all'interno delle RSA. Come dicevamo, l'altra notizia del giorno riguarda il provvedimento del governo sulla concorrenza, più licenze e app. C'è la rivolta dei tassisti, vedremo per quale motivo. Un'interessante inchiesta del Messaggero su tutti i falsi che rubano i nostri marchi, dalla Ferrari all'olio di oliva. E poi ancora per la prima pagina del Messaggero, ma qui ovviamente si va già sul regionale: Perugia, effetto Covid, professionisti, donne e ragazzi, boom del gioco d'azzardo, le nuove vittime solo loro. E anche in questo vedremo l'inchiesta del Messaggero. Andiamo dunque a leggere le pagine nazionali. Questo è il Messaggero che apre con l'argomento Covid, l'ondata europea. Figliuolo, prepariamoci a vaccinare gli under 12. In Italia salgono i contagi, 5.900 in 24 ore, l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per i paesi del nord e dell'est. Intanto il commissario Figliuolo spinge per la terza dose, campagna telefonica e niente prenotazioni. La situazione è un po' quella che vedete in questo specchietto, che vi riporta quante sono state le dosi somministrate in Italia. Vedete che ieri rispetto ai giorni precedenti c'è stato proprio un calo delle vaccinazioni. Il senso è che non bisogna in qualche modo mollare. Intanto nel Regno Unito sì alla pillola che dimezza morti e ricoveri. Il farmaco della Merck riduce i rischi per i pazienti senza immunizzazione, ma il vaccino resta di fatto l'arma più efficace. Cambiamo argomento: le pagelle degli statali in smart working solo se fanno risultati. La possibilità di svolgere il lavoro da casa ancorata al raggiungimento degli obiettivi. La rapidità nei tempi di risposta e il giudizio degli utenti saranno parametri di valutazione. Intanto c'è stato lo sciopero dei lavoratori della Unipol SAI che non vogliono tornare in ufficio dopo il periodo di smart working. Andiamo a parlare del
provvedimento che di fatto il governo sta per varare, il cosiddetto DDL concorrenza, che dovrà snellire molti aspetti della burocrazia. In realtà c'è un po' di maretta, perché a non tutti piace la bozza di questo DDL. Spiagge, taxi, assicurazioni e negozi, sì al DDL sulla concorrenza, cosa cambia? Draghi ha detto si saprà per esempio quanto pagano i balneari. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di un disegno di legge delega che deve, che è stato varato ieri dal governo, che deve in qualche modo snellire la regolamentazione in merito ad alcune licenze. E allora la paventata, diciamo così, liberalizzazione delle licenze per le spiagge, quindi le spiagge in concessione e gli ambulanti, in realtà non è passata. I balneari in particolare dovranno solo come dire, rendere noto quanto pagano, per cosa pagano, insomma quant'è l'area di concessione. In questo caso ci sarà più che altro un censimento più che una revisione del tutto, mentre la mano è andata giù più pesante, potremmo dire così, per il mondo dei tassisti. Perché il DDL si pone l'obiettivo di garantire servizi migliori di taxi a prezzi più bassi, dunque sarà più semplice ottenere la licenza da tassista. E ovviamente immaginate l'ira dei tassisti, siamo pronti a scioperare. Questi alcuni dei provvedimenti che sono stati presi, gli altri li potete chiaramente leggere nel dettaglio. Noi ora vi andiamo a raccontare questa storia che ha davvero del paradossale, che viene raccontata dal quotidiano La Nazione, che in realtà già da qualche giorno era stata resa nota. Va dal medico, gli occupano la casa, da 20 giorni nessuno la libera. Siamo a Roma, siamo in una zona, in un quartiere di Roma, un anziano di 86 anni, lo vedete in questa foto, che non ha figli, è celibe, insomma vive da solo, va 2 giorni in ospedale perché deve fare degli esami clinici. Quando torna a casa, di fatto prova ad aprire la serratura del suo appartamento in un condominio e la chiave non apre. Nell'immediatezza ha un dubbio di aver sbagliato piano in questo condominio. In realtà guarda il campanello ed effettivamente non c'è più nemmeno il suo nome sul campanello. Cosa è accaduto? Che una signora con una figlia gli ha letteralmente occupato casa, ha forzato la porta, ha fatto cambiare la serratura e si è barricata in casa sua, cambiando anche il nome sul campanello. Chiama i carabinieri, ma per il fatto che la signora ha una minore con sé non può essere immediatamente sfrattata. Insomma, è 20 giorni che questo signore vive a casa del fratello. Davvero la situazione è incredibile, ma quello che è più incredibile è che non è l'unico caso. Occupazioni abusive in Italia, guardate, ce ne sono tantissime, in particolare a Roma 6.834 appartamenti su ben 66 stabili, a Palermo 3.000 appartamenti abusivi occupati, e poi a Genova 200, a Venezia 19 immobili, a Torino 24 stabili vivono la stessa situazione. Insomma, un problema davvero importante. Andiamo in Umbria, veniamo anzi in Umbria, questo è il Corriere dell'Umbria con due aperture, una dedicata alla fotonotizia che ci fa vedere la presidente Tesei che è a colloquio con Arvedi, il nuovo nome legato all'aste, il nuovo proprietario di Asto, cioè ovvero delle acciaierie di Terni. E poi a Perugia, costretti a comprare stufe per scaldare la scuola. Dopo l'interruzione del teleriscaldamento, il direttore del Centro Internazionale Montessori acquista su Amazon gli elettrodomestici, è l'unico modo per scaldare le aule. Andiamo a Terni, anzi a Terni ed Orvieto, detenuto colpisce al volto con una lametta un agente di custodia. Nelle carceri di Terni e di Orvieto, 2 atti di violenza nell'arco di 24 ore nei confronti di 3 poliziotti della penitenziaria. E poi si torna a parlare di Amanda Knox che si scaglia contro i media italiani. Foligno, rintracciato
cacciato e arrestato in città uno spacciatore. Amelia, ospedale, rete idrica disastrata, chiuso il reparto di medicina. Andiamo alla testata della Nazione, che apre con il Covid. Sale il contagio, guardia alta, la quinta ondata c'è, ma i ricoveri al momento sono stabili. E poi i giochi mortali, allarme giovanissimi. Qui siamo a Deruta, dove torna l'incubo dei ragazzini che si lanciano per gioco in strada al passaggio delle auto, davvero qualcosa di inquietante. Il colonnello Romano, vicini alla gente, questa è la nostra missione. E poi il caso da Gualdo Tadino della Rai Gest dei rifiuti speciali che venivano rivenduti in Africa, due aziende finiscono a giudizio. Ancora risparmio, 9 milioni l'anno, autobus e treni, c'è la svolta, nasce l'agenzia della mobilità. Nelle cronache leggeremo la protesta nel Perugino degli abitanti di Centova sommersi dal traffico. Anche la Nazione ci racconta della presidente Tesei che incontra Arvedi, il nuovo nome legato all'asta di Terni. E poi a Spoleto il neo sindaco Sisti, più sicurezza, telecamere nelle frazioni. C'è un attacco hacker anche nel Perugino, attacco hacker, un messaggio da rete oscura. Dopo l'incursione in comune c'è l'invito a collegarsi, di norma si chiede un riscatto. Accade, ve lo racconteremo, anche anche in Umbria, dopo casi eclatanti che sono stati raccontati in Italia, per esempio nel Lazio. Gioco d'azzardo, giovani e anziani strozzati dai debiti. Siamo al Messaggero, parla Federconsumatori, 4.000 euro che diventano 21.000 euro da restituire, salvo chi aveva passivi da 30.000 euro. Insomma, ci sono tantissimi casi, purtroppo in aumento, di giovani ma anche anziani che spendono praticamente tutto ciò che hanno nei giochi d'azzardo e si trovano poi anche strozzati dai debiti, perché ovviamente perdono, hanno necessità di soldi e alla fine si rivolgono alla criminalità. Covid, titola il Messaggero, una lieve frenata del virus, ma la guardia in Umbria deve restare alta. Attacco hacker come a Roma, anche in Umbria. E poi l'altra notizia che riguarda la cronaca e arriva da Perugia, ladri acrobati colpiscono le case vuote di pomeriggio, due quartieri sotto scacco, raid con i proprietari al lavoro. Siete al lavoro, vi entrano dentro casa. E poi ancora calcio violento, parliamo di questo, offese all'arbitro sono arrivate addirittura dallo speaker, direttamente dallo speaker dello stadio, un caso che è finito in mano al giudice sportivo. Ancora ce ne eravamo occupati anche noi ampiamente, il super bonus che è stato prorogato per le abitazioni singole fino alla fine del 2022 proprio non piace a CNA, che è pronta a scendere in campo per protesta. Allora andiamo a vedere le pagine regionali partendo dal Messaggero. Pandemia, lieve frenata del coronavirus, ma la guardia resta alta, parla l'assessore Coletto, serve ancora la massima attenzione. Intanto l'Umbria è ai primi posti per la somministrazione delle terze dosi di vaccino. Per il super bonus scatta la rabbia di CNA, siamo pronti ad azioni eclatanti. Nonostante la proroga per tutto il 2022, il problema adesso è il tetto ISEE a 25.000 euro, cioè si avrà diritto di accedere al super bonus se avete un reddito sotto i 25.000 euro. Questo di fatto secondo CNA è limitante, così come fortemente limitante
il fatto che la proroga fino al 2023 sia soltanto per i condomini, che in Umbria sono residuali, e invece per le case singole solo fino al 2022. Andiamo avanti, ancora il Messaggero: strozzati dai debiti per il gioco d'azzardo. A parlare è Federconsumatori, che si è trovata a salvare anche chi aveva passivi da 30.000 euro. La logica è sempre questa: giocano professionisti ma anche donne anziane nel momento in cui gli arriva la pensione, vanno a giocare d'azzardo oppure giocano per esempio sui gratta e vinci, ma in maniera pesante, si indebitano e a quel punto scatta anche la necessità di un prestito, ma molte volte si finisce nella rete degli strozzini. C'è una selezione per giovedì prossimo per gli operatori del CUP, i centri di prenotazione. Ci sono 109 posti a disposizione. Questa selezione porterà presumibilmente dei disservizi proprio ai CUP, perché molti vanno a partecipare al concorso, quindi magari non saranno nei luoghi di prenotazione, sicché le ASL avvertono. Parliamo di politica, c'era questa ipotesi di rimpasto, diciamo così, della giunta Tesei sul caso Melasecche. Avanti la linea Tesei. La presidente vede Salvini insieme al suo assessore Enrico Melasecche la soluzione. Melasecche darà le dimissioni con garanzie per la giunta e rientrerà nella Lega in pompa magna. Questo dovrebbe essere l'iter. Umbria Digitale e Villa Umbra insieme, così si combatte la cattiva burocrazia. Ieri c'è stato un incontro su questo argomento. E poi andiamo al Corriere dell'Umbria, che parla di liste d'attesa. Lo abbiamo fatto anche noi nell'ultima puntata di Link. Parla il direttore regionale della sanità Braganti: le liste d'attesa sono un'emergenza almeno quanto il Covid. Ho chiesto al DG di trattare la questione alla stregua della pandemia. In particolare ci sono per esempio delle specialità come gastroscopia e colonoscopia che risultano assolutamente non prenotabili, non c'è spazio, non c'è disponibilità. Sulla risonanza magnetica, la prima disponibilità per un esame alla testa a Branca è solo ad agosto del 2022. Questi sono i tempi che bisogna rispettare, e insomma diventa effettivamente complicato se uno deve fare degli esami anche preventivi. Accordo nella Lega, anche il Corriere se ne occupa. Tesei evita il rimpasto, Melasecche pronto alle dimissioni da consigliere ma resterà assessore in quota Carroccio. C'è stato un incontro con Salvini per definire il tutto. Sull'aeroporto di Assisi un botta e risposta tra il sindaco di Assisi e il consigliere Pastorelli. E poi ancora per le pagine del Corriere dell'Umbria: Covid, ricoverati in intensiva solo pazienti non vaccinati, monitoraggio confermato dall'ospedale di Perugia e dal nucleo epidemiologico regionale. Cioè effettivamente si va in ospedale in Umbria per il Covid, ma principalmente ci vanno coloro che non sono stati vaccinati. La terza dose intanto è stata somministrata al 91% dei soggetti fragili. Ancora dal Corriere dell'Umbria, la questione del superbonus CNA pronto alla mobilitazione senza proroga, ci sarà una mobilitazione totale. Benzina sopra i 2 euro al litro nel 21,8% dei distributori umbri, davvero benzina salatissima. E poi andiamo alla Nazione con quest'altra storia davvero inquietante che arriva da Deruta: giochi pericolosi, torna l'incubo a Deruta. L'altra notte alcuni giovani si sarebbero lanciati in strada prima del passaggio delle auto, era successo anche l'estate scorsa. Come funziona questo gioco? Per giocare appunto questi ragazzini si sfidano a lanciarsi e tentare di sfuggire.
Ma insomma è pericoloso perché potrebbe non sempre avere un buon esito questo gioco, tentare di sfuggire alle auto che stanno sopraggiungendo in strada. E allora ovviamente è una situazione che viene attenzionata sia dalle amministrazioni locali sia chiaramente dalle forze dell'ordine. Non può entrare nel bus pieno, così aggredisce l'autista, è accaduto a Santa Maria degli Angeli con la persona accusata di interruzione di pubblico servizio. E poi l'intervista al comandante dei carabinieri di Perugia, colonnello Stefano Romano, comandante provinciale dei carabinieri. L'emergenza a Perugia, dice, resta la droga. Ancora minaccia ai carabinieri, condannato dal giudice, rifiuta di sottoporsi all'alcol test. Vi faccio cercare dai miei amici della banda della Magliana. Questa persona alla fine è stata condannata a 1 anno e 10 mesi. Ricordate il caso dell'attacco hacker nel Lazio che ha creato serissime difficoltà per la prenotazione dei vaccini? È accaduto qualche mese fa. Ebbene, è arrivato un messaggio che è un hacker dalla rete oscura anche al comune di Perugia. Il messaggio invita a collegarsi al sito dark web, dove di norma viene chiesto anche il riscatto. Insomma, è una di quelle situazioni pericolose, perché questi messaggi che vi arrivano poi di fondo consentono di entrare nei vostri sistemi elettronici, poter rubare, hackerare, fare insomma quello che si vuole con i vostri dati. Basta, ti lascio. E lui si ribella, furibonda lite per gelosia, è accaduto a Bastia Umbra. E ancora la vicenda dell'azienda Raigest di Gualdo Tadino, traffico di rifiuti speciali, due aziende finiscono a giudizio. L'accusa è quella di aver trafficato rifiuti speciali con l'Africa, partite di pannelli fotovoltaici dismessi da numerosi parchi solari che due aziende di Gualdo venivano pagate per smaltire e che invece rivendevano nei paesi appunto in via di sviluppo. Covid, altri 100 positivi in Umbria, ma nessun aumento dei ricoveri. E poi, come dicevamo, il concorso per il CUP, che presumibilmente giovedì prossimo potrebbe portare a qualche disservizio nelle prenotazioni, perché molto del personale partecipa al concorso. Anche La Nazione si occupa di CNA furibonda per le caratteristiche di questo nuovo super bonus edilizio. Con questo chiudiamo le pagine regionali dei quotidiani, andiamo a vedere le aperture dei principali siti internet, da Umbria 24 che titola sull'incontro tra la presidente Tesei e Arvedi di Ast: occupazione e ambiente sono centrali, presto il closing. Questo il Cavaliere ha detto alla presidente Tesei in un incontro che si è tenuto nella giornata di ieri. E poi tutt'oggi.info, stessa apertura, stessa foto, come vedete, mentre da Città di Castello si continua ad analizzare il curriculum dei nuovi assessori della città. Ancora Perugia Today, monitor Intesa San Paolo, il Made in Umbria sorpassa la crisi da Covid, riconquistati i mercati di Russia, Cina, Germania e Corea. E infine il focus sulla sanità Conti a Reggio Emilia: leggera diminuzione in Umbria del Covid, ma 5 sono i distretti che superano i 50 casi su 100.000 abitanti. E questi distretti sono Assisi, Foligno, Media Valle del Tevere, Narnia Melia e Valnerina. Questo per le notizie in evidenza. Allora, apriamo le pagine di interesse locale con un servizio che ci porta, come dire, ad Assisi e Gubbio, nel senso che sono stati celebrati, vengono celebrati, viene celebrato il compleanno della rivista di San Francesco. Per l'occasione, ieri alla Vittorina di Gubbio, che è uno dei luoghi francescani per eccellenza in Umbria, si sono dati appuntamento, tra gli altri, il vescovo Paolucci Bedini, padre Enzo Fortunato dei frati di Assisi e lo storico Franco Cardini.
Festeggia 100 anni la rivista San Francesco, mensile a diffusione mondiale fondato nel 1920 ad Assisi dalla comunità francescana conventuale in occasione del 700° anniversario della morte di Francesco d'Assisi. La rivista San Francesco costituisce un punto di riferimento per i francescani sparsi nel mondo e per i devoti di Francesco con le sue 100.000 copie. Negli anni si avvalsa di editorialisti e di esperti di arte, cultura, francescanesimo e religione per promuovere riflessioni e dibattiti a livello internazionale sul patrono d'Italia. Per celebrare al meglio la ricorrenza, allora, la redazione del mensile e i frati del Sacro Convento hanno organizzato una serie di incontri dedicati alla comunicazione e all'importanza della figura del santo e dei suoi viaggi in Italia e nel mondo. Dopo Assisi, Foligno, Perugia e Santa Maria degli Angeli, oggi tappa Umbra nella chiesetta della Vittorina Gubbio per ripercorrere la storia di San Francesco e del suo incontro con il lupo. La piazza Agubina diventa così agorà in cui parlare di temi oggi come allora di grande attualità: giustizia sociale, povertà, emarginazione. Ad intervenire nell'incontro dal titolo Ammansire Gubbio, padre Enzo Fortunato, direttore sala stampa del Sacro Convento di Assisi, il professor Franco Cardini ed il vescovo di Gubbio, monsignor Luciano Paolucci Bedini. In questa occasione di questo centenario hanno inventato una bella iniziativa che si chiama Le Piazze di Francesco, per cui padre Enzo Fortunato del Sacro Convento ha girato diversi luoghi, diverse città e borghi dove Francesco è stato nei suoi anni e non poteva non venire a Gubbio, e ricordando in questo luogo soprattutto il fioretto dell'ammansimento del lupo, fermarsi qui nella chiesina della Santa Maria della Vittoria, che noi chiamiamo Vittorina, dove appunto questo episodio si ricorda. Sicuramente è un'occasione per riscoprire anche la presenza e il significato di questa presenza di Francesco d'Assisi a Gubbio. E stiamo percorrendo le piazze del nostro paese, direi le bellissime piazze del nostro paese, che Francesco ha toccato, ha vissuto dei gesti, e allora le ripercorriamo, perché in fondo la comunicazione significa prendere il cuore dei gesti di Francesco e cercare di comunicarli con la propria vita, e poi rivivendo quegli episodi e sapere quei gesti di ieri dicono ancora qualcosa oggi, ci stiamo accorgendo che sono gesti profetici, come la denuncia dell'ingiustizia sociale. Come allora anche oggi ci sono delle ingiustizie, ma ci dice soprattutto in che modo fronteggiare le ingiustizie, e credo che questa sia la lezione più interessante di un Francesco che è ancora vivo. I lupi di Gubbio sono tutti coloro che hanno paura. Sono tutti coloro che si sentono defraudati, sono tutti coloro che si sentono ridurre il loro spazio vitale, perché il loro spazio vitale è occupato da altri. Bisognerebbe rovesciare la storia del lupo di Gubbio. E i cittadini di Gubbio hanno paura del lupo? Benissimo, ma per quale ragione? Perché il lupo ha fame. E perché il lupo ha fame? Perché l'uomo ha occupato completamente il suo habitat, e allora naturalmente il lupo insidia i pollai, il lupo insidia le pecore, il lupo può perfino assalire gli esseri umani, perché sono gli esseri umani in realtà i padroni dei pollai e i padroni dei luoghi dove sono recintate le pecore. Quindi in realtà la vera vittima di tutta questa tragedia non è l'essere umano assalito dal lupo, è il lupo che assale l'essere umano, perché la sua è legittima difesa. Pagine locali ripartono dal Corriere dell'Umbria. Siamo a Perugia, costretti ad acquistare stufette su Amazon per scaldare gli studenti. Accade alla Montessori. Il direttore Mazzetti dice che dopo lo stop al teleriscaldamento, che ovviamente non dipende da loro, la scuola è stata costretta proprio a comprare delle stufette, le vedete in queste foto, per non far stare i ragazzi al ghiaccio. Soluzioni da inventare, ma non è assolutamente semplice. Intanto perché il problema dello stop al riscaldamento non riguarda soltanto la scuola, ma ovviamente anche le famiglie di una zona molto ampia tra Prepo e La Pallotta. Come dicevamo, il comune ha parlato più volte con la società Energia Verde Italia, che sta facendo delle verifiche, ma insomma non si è ancora capito quando potrà essere ripristinato il servizio di riscaldamento in questa zona. Andiamo avanti,
sempre dal Corriere dell'Umbria, hacker, il comune non cede alla richiesta di riscatto. Come abbiamo visto, è stato inviato il messaggio, diciamo così, hacker al sistema informatico del comune di Perugia. Sono stati chiesti soldi per il riscatto dei dati in possesso dell'hacker, sono stati chiesti attraverso la messaggistica DarkSide, che è praticamente una tecnica, un modo di contattare le utenze per chiedere i riscatti. Il comune non cede a questa richiesta di riscatto, nel frattempo ripristina alcuni servizi importanti. Ieri giorno dell'Unità Nazionale, la cerimonia in via Masi, e poi vi faccio cercare dalla banda della Magliana. Ve lo abbiamo raccontato, un palermitano aveva insultato due militari, quando questi lo avevano fermato, la minaccia che alla fine gli è costata una condanna e un risarcimento per 7.000 euro. Ancora siamo nell'area Trasimeno, e allora a Castiglion del Lago, a 60 anni ho donato il sangue per 104 volte, davvero complimenti a Maurizio Topini. E poi a Passignano sul Trasimeno, la città sarà una delle tappe della storica Mille Miglia il prossimo 18 giugno. A Magione, vita e impegno pedagogico di Adele Costagnocchi, raccontato in un epistolario. Ancora Magione, è necessario un centro diurno per i malati di Alzheimer, lo chiedono i sindacati. Ancora dal Corriere, siamo nel territorio di Assisi, autista di aggredito da un passeggero, 58 anni, segnalato per interruzione di pubblico servizio. Il mezzo aveva raggiunto la capienza massima, ma lui voleva comunque salire. Finanziamento per il Palasport di Bastia Umbra, Franchi, i lavori andranno al via, prenderanno il via in estate. Da Giorgissima un aiuto per il Serafico, il ricavato della corsa podistica dedicata alla 19enne morta in un incidente è stato donato all'istituto. E poi la fidanzata lo lascia e lui dà in escandescenza. Un 34enne è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Edilizia, il settore è ripartito, siamo a Todi, l'assessore all'urbanistica, incassati 250.000 euro di contributi di costruzione contro i 100.000 del 2020. A Monte Castello di Vibio i carabinieri insegnano agli anziani come difendersi dalle truffe. E poi ancora siamo nel territorio Tifernate, in consiglio comunale 6 volti nuovi, malumori nella coalizione che ha eletto Secondi. La sinistra per Castello, esclusa dall'esecutivo, chiede la convocazione di un tavolo. Lunedì l'elezione a presidente del nuovo consiglio comunale dell'ex sindaco Bacchetta. Questa, come vedete, è la composizione del nuovo consiglio comunale. I consiglieri sono convocati per lunedì alle ore 18. Doppia presentazione al Museo Diocesano, fine settimana all'insegna dei libri, uno dedicato alla donna nella chiesa, l'altro al contrabbando. Siamo ancora nel territorio dell'Alto Tevere, ma ci spostiamo ad Umbertide. Polemiche per la maxi antenna posizionata nell'area industriale. Parla Umbertide Cambia, il comune non ci ha informato. La replica annunciata in commissione. Ladri colpiscono a Rio Secco, siamo a Città di Castello, visitati bar, asilo e una casa. Denunciato per ricettazione il titolare di una concessionaria di auto. E poi siamo a Gubbio, gestione del personale, l'ex sindaco Goracci sollecita concorsi. Bocciata la richiesta di convocare un consiglio comunale sul cemento, le liste civiche che sostengono Stirà affondano la proposta del PD. Andiamo a Gualdo Tadino, San Donato festeggia la vittoria dei record, l'appuntamento è per il prossimo 20 di novembre. Al Casimiri cresce l'offerta creative, offerta formativa con teatro e musica. E poi a Nocera Umbra, asfalto dissestato sulla vecchia Flaminia, il comune chiede le verifiche alla provincia.
Terzo arresto, e siamo a Foligno, per spaccio in 2 settimane a finire in manette un nigeriano 36enne che deve scontare 2 anni e 8 mesi. E poi tutti concordi a Foligno sulla necessità del rilancio della OCM, confronto positivo tra sindacato ed azienda. E poi educazione civica ed ambiente, i docenti folignati si formano al Da Vinci sul tema e i campionati di ginnastica riempiono gli alberghi di Foligno. Strutture prenotate all'80% per il prossimo fine settimana grazie al campionato nazionale di specialità Gold in programma da oggi fino a domenica al Pala Paternesi, la disciplina è appunto quella della ginnastica. Montefalco, famiglia sfrattata, torre ora deve portare via anche mobile ed animali. Chiuso sulla Val di Chienti il tratto Foligno Colfiorito fino al 21 dicembre, la Val di Chienti chiusa tra Foligno e Colfiorito in direzione Macerata a partire da lunedì, e quindi ci sarà una viabilità alternativa. Festa del 4 novembre, Zuccarini presenta al Sacrario di Re di Puglia e poi Consiglio Comunale, e qui siamo a Spoleto, Trippetti verso la Presidenza. 4 appuntamenti a Spoleto per riscoprire la città. Una iniziativa che fino al 28 novembre farà scoprire il patrimonio edilizio della città, e ancora 100 studenti per il corso intitolato a Spoleto a Walter Tobagi. Ancora reddito di cittadinanza per 49, ma potranno lavorare solo in 2. Saranno impiegati per pulizie del centro storico e giardini, l'assessore Perla dice, seguiamo la normativa di riferimento. Al Caio Melisso va in scena TEDx Spoleto, e ancora festa all'area di sgambamento per cani in occasione del primo anno di attività, domenica prossima c'è l'appuntamento. Terni, la notizia del giorno, chiaramente l'avete già vista in apertura in tutti i quotidiani, è l'incontro tra la presidente Tesei e l'industriale Arvedi, che sappiamo essere il nuovo nome e volto della asta di Terni. Primo incontro alla sede di Perugia della regione tra l'industriale e le istituzioni dopo l'annuncio dell'accordo per acquistare AST. Alla riunione con i sindacati il Cavaliere si siede dalla parte dei lavoratori, ha lasciato ai suoi manager il tavolo riservato all'azienda. Violenza nelle carceri di Terni ed Orvieto, agenti aggrediti e feriti da 2 detenuti. A Sabbione, aggressione e calci a 2 tutori dell'ordine. Ad Orvieto, un poliziotto colpito alla fronte con una lametta. Da 1.000 a 240.000 euro, prestiti per tutte le tasche con interessi da strozzini. Siamo sempre a Terni. Nuovi particolari sull'indagine della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di 5 persone. Molte le vittime che non hanno avuto il coraggio di denunciare. Vi prestavano 1.000 euro, ve ne chiedevano 240.000, quindi capite che tipo di tassi di interesse venivano applicati. Nominati i cavalieri e gli ufficiali al merito della Repubblica, e poi sulla statale Flaminia a Terni, ferito un 22enne per un incidente, atti persecutori verso la ex, condannata a 2 anni e 4 mesi, un 55enne che dovrà anche rispondere di maltrattamenti. Ad Amelia, ospedale, chiuso il reparto di medicina, pazienti dirottati verso altri nosocomi per consentire lavori agli impianti. E poi le rubano i gioielli in casa mentre guarda una trasmissione in TV. È accaduto nel Narnese, esattamente nella frazione di Gualdo, presa di mira l'abitazione di una donna di 70 anni. E quindi chiudiamo con Orvieto, turismo, il pozzo di San Patrizio fa il botto, 7.000 biglietti nel ponte di Ognissanti. Fibra, messe a bando le zone non coperte, ancora Orvieto, fa cadere un ciclista che resta ferito, non gli presta soccorso e si allontana, è stato denunciato un 74enne. Questo era il Corriere dell'Umbria, andiamo alla Nazionale. E allora, da Perugia, file infinite ogni mattina, l'incubo di Centova, traffico in tilt per l'ingresso contemporaneo degli studenti nelle grandi scuole cittadine, si blocca anche l'area di Madonna Alta. E poi il nuovo Curi, sarà il giorno della verità, il comune incontra il nuovo CDA di Cassa Depositi e Prestiti per la conferma
o meno dell'investimento. E poi ancora da tutto Perugia, giornata dell'Unità d'Italia, una data da ricordare, celebrazioni all'Ara Pacis di Via Masi, raccolti di comunità, diventa un sito web per la sostenibilità. E poi a Tuoro sul Trasimeno, Castello Guglielmi, che futuro sarà? La società che lo ha comprato per 1.400.000 euro ne farà una residenza esclusiva. A Città della Pieve l'annuncio del sindaco, il mercatino di Natale si farà. A Magione, per Ledo Lazzarini, 100 anni vissuti all'insegna della musica. Tanti auguri. Aeroporto, ora decolla la polemica, lite sui numeri delle quote del comune di Assisi. Per la Lega sono al 2,21%, il sindaco ribatte 7,69%. E poi finalmente a Bastia Umbra si avvicina l'adozione del nuovo PRG, mentre a Monte Castello di Vivio i carabinieri insegnano agli anziani come difendersi dalle truffe. A Gubbio strade e cantieri per 500.000 dopo Via Devoto, partono i lavori di riqualificazione di numerosi percorsi in città e periferia. A Fossato di Vico tornano le cantine di San Martino, a Nocera gli studenti da tutta Europa per il progetto Erasmus, ospiti appunto a Nocera. E in Alto Tevere vuol vendere l'auto rubata ma finisce denunciato. Si tratta a Città di Castello di un uomo di 39 anni, titolare di alcune attività tra le quali una concessionaria, ed ora è nei guai. Scuola media di Citerna, scuola media Leopardi di Pistrino, scusate, a Citerna, al via i lavori per 1.000.000 euro. E poi ad Umbertide c'è un antennone, botta e risposta tra maggioranza ed opposizione. Premio internazionale Gold, siamo a Città di Castello, alla SCA di Neurologia, un riconoscimento prestigioso al centro Ictus degli ospedali di Città di Castello e di Gubbio Gualdo Tadino. Verrà appunto assegnato il titolo Gold, che è un premio internazionale prestigioso perché promosso dalle maggiori realtà del settore sanitario della neurologia. E poi siamo a Foligno, festività in cartellone, la casa di Babbo Natale, l'amministrazione comunale conferma le luminarie. Droga, 36enne finisce in manette, è stato rintracciato a casa della sua ex. A Spoleto telecamere anche nelle frazioni, lo dice il sindaco Sisti. Entro il 2025, torniamo a Foligno, le ex OGR potrebbero lavorare su treni pop e jazz. E poi ancora da Terni, auspichiamo un rilancio delle acciaierie, l'incontro tra Tesei ed Arvedi. Con chi viaggi? Ciacca la cascata delle Marmore con Lillo, Rovazzi e Mastronardi. E poi ad Orvieto l'abbiamo visto, l'agente del carcere che viene sfregiato da un detenuto con un taglierino. Speronato mentre va in bici, un automobilista 74enne se ne va e alla fine viene denunciato. Chiudiamo con il Messaggero. Da Perugia, hacker in comune come a Roma, e l'abbiamo già ampiamente letto. Furti, torna la paura, siamo a San Sisto e San Mariano, torna la paura, raid a metà pomeriggio, si va nell'ordine di due furti al giorno, bloccati in centro due banditi pronti agli assalti alle auto che erano in sosta. Rissa di Halloween, un altro giovane finisce in ospedale, aggredito e picchiato, si finge uno 007 per eludere i controlli anti-alcol e viene condannato. Morta, lo ricorderete, purtroppo nell'auto in fiamme, ipotesi malore prima dell'incidente. Il tutto, lo ricorderete, era accaduto ad una donna di 33 anni, madre di 3 bambini. E poi ancora dal Messaggero, la supercar non era portoghese ma rubata. Siamo a Città di Castello, denunciato per ricettazione dei carabinieri, un 39enne titolare di una concessionaria attiva in Alto Tevere. La vettura che aveva venduto del valore di 70.000 euro era stata rubata nella provincia di Napoli e alla fine è stata restituita al proprietario. Gubbio, sul tema dei concorsi in comune, botta e risposta tra Goracci e Stirati. Assisi, autista dell'autobus aggredito, non c'era posto, gli aveva vietato di salire e alla fine l'utente ha picchiato l'autista. L'ha aggredito comunque. Umbertide, nella zona industriale spunta
una antenna ed è polemica. A Gualdo Tadino, all'Istituto Casimiri, tornano i laboratori. A Torgiano, in scena l'antica guerra del sale, una rievocazione attesa per sabato 13 e domenica 14 del mese. Ancora a Foligno, condannato per droga, era dalla ex nella rete dei carabinieri uno straniero che deve scontare 2 anni ed 8 mesi. E poi a Spoleto, ospedale, ripresa lenta, un chirurgo per 2, l'organica all'osso, e fa discutere un trasferimento temporaneo ad Orvieto. Alto Bagi, si parte con la folla per Dacia Maraini, e poi il concorso Bernardino Ragni, vincono studenti dello scientifico. Chiudiamo da Terni, inizia l'era Arvedi, al centro i lavoratori, urologia, strumento guasto, saltano le prenotazioni, ex foresteria, un giardino della musica intitolato a Bruno Cagnoli, nasce il progetto. E poi maxi giro di usura nel Ternano, i falsi investimenti con le aste di gioielli. Ancora università, lavori lumaca nella sede di medicina, Palazzo Spada trova le risorse solo dopo 6 mesi. Il Mancinelli fa festa per la prima di Carla, siamo ad Orvieto, tutto esaurito questa sera per la prima cinematografica del film dedicato a Carla Fracci, le cui riprese si sono svolte anche ad Orvieto. Ci fermiamo solo per qualche momento e poi parliamo di sport.